Salve ragazzi, oggi vi voglio mostrare cosa ho realizzato. Guardando su internet, come vi dirò fra poco, ho visionato parecchi filmati di fai da te e ho trovato un accessorio o utensile, io lo definirei più che altro, molto utile e interessante. Ma non voglio anticiparvi niente. Guardatevi il video, ok? Alla prossima ragazzi, ciao! E mi raccomando, sempre puntuali e sempre più numerosi. Alla prossima, ciao! Io nel frattempo continuo. Spero di ripararlo. O almeno ci provo. Buongiorno a tutti voi ragazzi, da Giuseppe e Polisotto Garage. In questo video vi volevo mostrare cosa ho realizzato ultimamente. Su internet ho visionato parecchi video riguardanti il fai da te e uno in particolare ha attirato la mia attenzione, tra cui come realizzare un contrappeso per colonna di trapano. Voi vi chiederete cos'è un contrappeso per colonna di trapano? È un qualcosa del genere. E serve a eseguire un foro in automatica. In che senso? Mi vado a spiegare un po' meglio. Quando noi dobbiamo utilizzare la colonna di trapano, dobbiamo stare lì a tirare la leva verso il basso per eseguire il foro. Però, come ben sappiamo, se noi andiamo a esercitare una maggiore pressione mentre che stiamo andando a forare, corriamo il rischio di andare a bloccare l'utensile o la punta che stiamo usando e quindi creare un danno al pezzo che stiamo forando. Mentre questo con il contrappeso non andrà a succedere, non accadrà più, perché lui andrà sempre a eseguire la medesima pressione. Come si realizza e cosa serve per realizzarlo? Andiamolo a vedere. Come prima cosa per realizzarlo dobbiamo andare a smontare una delle aste della nostra colonna di trapano, cioè una levetta, e ci serve per prendere le dimensioni della filettatura. Una volta presa le dimensioni della filettatura andremo a comprare una barra filettata dello stesso spessore. Io sto usando questa da 8 mm perché le dimensioni della mia filettatura sono da 8. Io vi riporto le dimensioni che ho utilizzato io. La lunghezza che ho usato io della barra filettata è di circa 30 cm. Poi dobbiamo andare a procurare un tubo di circa 11 cm di lunghezza e larghezza 4. Al suo interno io l'ho riempito con del normalissimo piombo per pesca per aumentarne il peso. I due tappi di chiusura li ho realizzati utilizzando una piastra, un pezzo di ferro e con una fresa a tassa sono andato a ricavarmi i due tappi di chiusura. Come estetica, ci tengo a precisare, ho voluto mettere un secondo tubicino, che sarebbe questo, per coprire la filettatura. Dopodiché ne è rimasto soltanto di verniciare e saldare tutto naturalmente e verniciare il tutto. Andiamolo a vedere in funzione. Bene, andiamo a montare il nostro contrappeso nella nostra colonna di trapano. Abbiamo montato la nostra bella fresa a tazza e andiamo a eseguire il nostro foro. Facciamo partire la nostra colonna di trapano. Ragazzi, il nostro foro, come avete visto, l'abbiamo effettuato con la massima precisione e tutto in automatica. Spero che questo mio video venga utile a qualche altro che, come me, ha la necessità di forare con la colonna di trapano e vuole essere più preciso possibile. Bene, come dico ogni volta, ragazzi, continuate a seguirmi e se volete sapere cosa realizzerò, cosa inventerò la prossima volta, come vi ho già detto, non dovete fare altro che seguirmi. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto. Vi aspetto numerosi al prossimo video e non mi resta che darvi un grossissimo abbraccio e saluto da Giuseppe e Polizotto Garage. E mi raccomando ragazzi, puntuali, alla prossima, ciao!